Infrastrutture, tutti gli interventi in corso, dalle strade al sistema di ponti. Banda larga, come prosegue il progetto di ampliamento delle zone in cui è disponibile. Pena di morte, la provincia di Firenze in primo piano nella battaglia per la moratoria. Sicurezza e contraffazione, le direttive del governo per controllare le bancarelle. Presidente, la provincia si dà molto da fare sul capitolo infrastrutture. Qual è stata la vostra parola d'ordine in questo ambito dall'inizio del vostro lavoro? Beh, la parola d'ordine della provincia in questi anni è stata fare pochi discorsi e portare a casa opere che sono attese da anni. Il nostro obiettivo, cioè, non è stato quello di progettare ancora nuove opere, ma quello di dire: ci sono strade di cui si parla da 40 anni? Bene, terminiamo quelle, poi ragioniamo di futuro. A cosa si riferisce? Beh, l'elenco potrebbe essere enorme. Andiamo con ordine. Per esempio, a che punto siamo con la 429? Beh, la 429 è senza dubbio una di quelle strade su cui da anni si discute e che finalmente è entrata nella fase realizzativa. L'appalto è stato assegnato, ci stanno facendo i lavori, dureranno 36 mesi e termineranno nel 2010. Sarà a quel punto una delle arterie più importanti e significative della Toscana e legherà Empoli a Castelfiorentino in attesa di proseguire la propria corsa verso Certaldo e verso il Senese. E la 69? Lì ci spostiamo da un'altra parte della provincia, nella zona dall'Empolese al Valdarno. Ci sono molti interventi aperti, la variante alla 69 presenta due tipi di nuove strade, con scarsa fantasia sono chiamate la variantina e la variantona. La variantina di Figline è la strada che consentirà al centro storico di Figline di uscire da una situazione devastante di traffico. Stiamo nel 2008, inaugureremo il secondo lotto, quello più importante e significativo, mentre stiamo per chiudere definitivamente la fase progettuale con i comuni della variante grande, quella che correrà lungo l'Arno e che costerà circa 25 milioni di euro, quindi che toccherà il comune di Figline e di Reggello. Dopo un trentennio di discussioni anche quella è addirittura d'arrivo. La Perfetti Ricasoli? Sulla mezzana Perfetti Ricasoli il lavoro è iniziato ormai da diversi anni, ci sono più lotti, noi contiamo di chiudere il lotto 5, il 5A e il 5B, uno nella realizzazione e l'altro nella progettazione entro il nostro mandato. È un tentativo di avvicinare di più Firenze a Prato e credo che da questo punto di vista i tempi siano rispettati. La variante di Grassina? La variante di Grassina è un tasto dolente e lo sanno bene tutti coloro i quali vivono nel Chianti o più in generale a Firenze Sud. Ho ritrovato un ritaglio di giornale, se ne parla dal 1960, quindi da quasi da 50 anni. Abbiamo scelto di smettere di parlarne, il comune di Bagnaripoli, i comuni interessati stanno chiudendo la fase urbanistica delle osservazioni per i terreni che saranno interessati da questo intervento. Noi vogliamo entro la fine del mandato, quindi chiudere il nostro lavoro avendo finalmente appaltato e avendo cioè messo la variante di Grassina sulla strada di non ritorno, la strada di realizzazione. A quel punto in due anni e mezzo noi avremo anche questa che non è una variante, una tangenziale a un paese, ma che è più correttamente la circonvallazione del Chianti. Altro capitolo nelle infrastrutture, i ponti sull'Arno. Accanto alle opere che in qualche misura attendevano da anni, il nostro impegno è stato quello di fare quelle iniziative che fossero le più concrete e più urgenti. Probabilmente il sistema dei ponti, i ponti ovviamente sull'Arno, è la novità principale che noi abbiamo messo. Da un lato cioè abbiamo cercato di chiudere tutte le partite aperte, dall'altro tre nuovi ponti, il ponte rifatto tra Empoli e Vinci, il ponte nuovo tra Montelupo e Limite Capraia e il ponte nuovo nel Valdarno, di cui c'è un grande bisogno, in particolar modo nella zona del Matassino. Vogliamo fare una sintesi degli interventi? Beh, se dobbiamo fare un elenco complessivo degli interventi cui sta lavorando la provincia di Firenze, non bastano tre o quattro trasmissioni. Mi limito probabilmente a quei due interventi su cui in passato c'erano stati più problemi, anche purtroppo di natura giudiziaria, che sono le varianti a Rignano e a Impruneta. E siamo molto felici perché abbiamo finalmente chiuso la
parte, diciamo, progettuale, le opere sono già state assegnate a delle aziende, le stanno facendo e credo che sia un modo molto serio. Io penso che in questo periodo i politici non debbano stare a fare grandi discorsi sull'importanza delle loro istituzioni, ma concretamente fare. E soltanto facendo si acquista credibilità. La politica delle infrastrutture in provincia di Firenze è stata quella di fare un convegno in meno e un'iniziativa in più. Spero che i cittadini possano apprezzarne al più presto la reale efficacia e la reale utilità. Caro Presidente, abito a Molino del Piano, zona sprovvista di un accesso internet a banda larga. Questo mi crea non poche difficoltà per lavorare. Ho saputo che la provincia è sul punto di sperimentare la banda larga in tutto il territorio. È possibile avere maggiori informazioni? Ridurre il divario digitale è un obiettivo fondamentale, vuol dire consentire a tutti i cittadini di andare su internet alla stessa velocità, vuol dire non dividere tra cittadini di serie A e di serie B. Per farlo la provincia di Firenze ha preso un'iniziativa, alcuni soggetti privati, anche importanti, la stanno seguendo e in qualche misura stanno offrendo opportunità ulteriori. Io credo che il nostro lettore, visto che è un esperto di internet, può recarsi sul sito www.provincia.firenze.it e verificare a che punto è il livello di attuazione del progetto, che sta proprio in questi giorni, in queste settimane, arrivando in Val di Sieve, quindi nella zona di Molin del Piano. In generale, al di là del merito della risposta specifica, credo che sia importante che le nuove tecnologie, le infrastrutture moderne, siano un elemento di sviluppo di questo territorio. Caro Presidente, lei che è tanto filo americano, come giudica la posizione degli Stati Uniti sulla pena di morte? Noi vogliamo bene all'America, vogliamo bene a un paese che ha lottato per ridarci la libertà e vogliamo bene a un paese che fa oggi del merito e delle possibilità una delle carte più straordinariamente interessanti. Tuttavia, questo non vuol dire che si debba sempre essere d'accordo. Sulla pena di morte stiamo continuando a fare iniziative una dopo l'altra, perché crediamo che sia giusto sensibilizzare, specie i giovani, su questo argomento. In Palazzo Medici qualche settimana fa abbiamo presentato un video di un giovane ragazzo americano, giustiziato, si fa per dire giustiziato, in modo molto controverso. Però proprio sulla pena di morte, guardiamo il positivo. In questi giorni la discussione sulla moratoria all'ONU per la pena di morte è un fatto importantissimo, molto significativo e più in generale deve continuare in qualche misura aumentare il livello di sensibilizzazione che gli enti locali e le realtà occidentali stanno mettendo in atto non solo per la pena di morte negli Stati Uniti ma anche per la pena di morte in Cina, a Cuba, in Giappone, per la pena di morte in tutti quei paesi che oggi la praticano. Caro Presidente, cosa ne pensa della direttiva governativa che chiede alle istituzioni locali di ridurre il numero delle bancarelle ambulanti? Non le sembra che così si colpiscano solo i venditori onesti e non il racket della contraffazione? È legittimo farsi delle domande rispetto al mantenimento della legalità, che peraltro è un obiettivo importante che il Comune di Firenze e tutte le istituzioni, la provincia, stanno cercando di perseguire. Noi dobbiamo affermare una cultura della legalità che vale per tutti e vale in particolar modo per chi vende in modo abusivo e per chi, ancora più grave, costruisce e sfrutta, organizzando racket, le persone che vendono a livello abusivo. Quindi io non credo che ci sia una contraddizione tra una riflessione che viene oggi dal governo rispetto all'esigenza di avere un decoro del sistema delle bancarelle, che è una cosa importante, i comuni troveranno una soluzione con gli esercenti e con gli operatori che consenta di essere rispettosi anche delle esigenze del paesaggio e in questo caso dei beni culturali e dei monumenti, ma dall'altro garantisco che la provincia di Firenze sarà durissima e inflessibile con chi infrange le leggi, già lo stiamo facendo, le regole e le normative, partendo da quello che già stiamo realizzando. Mi riferisco in particolar modo al presidio in Piazza Duomo della Polizia Provinciale e più in generale a una campagna contro la contraffazione che vede oggi il Comune di Firenze, la provincia di Firenze e la regione toscana insieme per affermare che ogni tipo di attività legata alla contraffazione non è semplicemente un modo per evitare o abbassare i costi, è un gravissimo reato che fa del danno economico, sociale, civile e culturale a questo territorio.